più bentornati qui dalla vostra Richioba. Vi faccio la sigla? Ve la faccio? Non ve la faccio? Ma sì che ve la faccio! We wish you a Merry Chioba! We wish you a Merry Chioba! We wish you a Merry Chioba! And a Happy New Ero campionessa di apnea quando ero giovane. Sembro un tipo Dexter. Questa mi servirà per un motivo. Questo è il nuovo video appunto per la serie Mary Chioba. Per chi volesse vedere tutti gli altri, trovate la playlist qui o qui, non mi ricordo. Sostanzialmente ci sono tutti i video a tema natalizio, quindi con i look natalizi, apriamo calendari, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere il calendario dell'avvento di quest'oggi. Cosa andremo a aprire, a scartabellare, ma soprattutto... Cosa, Erika? Basta. Eccolo qui. Il calendario di Essence. Allora, vi devo raccontare la storia di questo mio acquisto, siccome non l'ho più trovato in giro, onestamente. Infatti, molti di voi probabilmente mi odieranno per questo video perché diranno: ok, Erika, non lo trovo più, è vero. Io però vi posso dire che si trova probabilmente ancora su Amazon. Costa un po' di più, infatti io, cioè, tipo me ne sono fregata e ho detto lo voglio ugualmente e l'ho comprato. C'è proprio ancora in cellofanato, per quello c'avevo la l'arma stile Dexter. E Dexter, tra l'altro, un telefilm che non ho mai visto, lo vedevo il mio ex e basta, io dormivo. Quindi scartiamo. Ho deciso di prendere questo qui di Essence perché ho pochi prodotti Essence. Non avendo un OVS, uno store rivenditore di Essence vicino casa, ma manco a Milano, ce l'ho vicino all'Accademia. Ho poche cose di Essence, prendo sempre veramente pochetto. Cosa devo fare qua? Me lo devo montare da sola? Mi pare di aver capito, ma non ne sono sicura, che ci sono delle finestre qui a fianco. In questo modo i numeri praticamente sono questi. Ma che figata, mi piace questa idea, è bella. Eccolo qua, abbiamo trovato l'uno. Cioè, questo sì che è un calendario dell'avvento, cioè, veramente da pensarci. Allora, partiamo con l'uno. Eccoci. Cosa troviamo qui dentro? Uno smaltino! Molto bellino, è il Miss Rosé, lo 05. Quindi fatemi capire adesso. Io non posso più rimettere le cose dentro come ho fatto per il calendario di Kills. Per chi fosse interessato, ho aperto tutto il calendario di Kills, lo trovate in questo video qui. Diciamo che rimetto l'1 qui e dopo qualcosa accadrà. Allora, apriamo il 2, eccolo qua. Il 2 lo troviamo da questo lato. Molto carina questa cosa, fighissima, mi piace un sacco. Allora, nella scatoletta numero 2, che cosa troviamo? Cosa sono stick stack? Sì! Sono degli stickers di Natale! Farò tutti i regalini alle amiche con questi stickers e ovviamente regalerò loro trucchi. Chissà come mai. Sto scoprendo che se io le scatoline le rimetto qui sopra, in teoria sembra che non l'abbia aperto prima. Io devo andare a letto sapendo che ho ancora cose da aprire a Natale. Vado col 3. Wow, mi piace questa cosa che non ci sono solamente cosmetici, ma anche dei tools. Tools. Questa limetta per unghie portatile, super carina. Intanto controllo il microfono perché vi ho già detto che sto registrando video senza accendere il microfono, quindi io sono idiota praticamente. In sostanza, butto pomeriggi così. Che carini! Allora, questi sono sia dei braccialetti che degli elastici. Che carini! Che belli! È veramente super divertente questo calendario qua. Poi molto molto bella anche l'idea delle scatoline. Andiamo al 5. Dove troviamo il 5? Eccolo qua. Super Last 24 ore Eyebrow Pomade Pencil Waterproof. Thank you! Tra l'altro, ma thank you cosa che me lo sono comprato? Tra l'altro è anche piuttosto... No, non è piuttosto calda per me. È piuttosto freddina. Però vabbè. Nel frattempo, cari e care, se siete arrivati a questo punto del video, vi invito ad iscrivervi. Perché così non vi perdete tutti i video di Merri Chioba. Siccome sto qua a scartare come una fuori di testa, non vi conviene perderveli perché ci sono un sacco di cose che vi devo ancora far vedere. Il 6 è qui, attivate la campanella e se siete arrivati a questo punto del video, scrivetemi l'hashtag Merri Chioba. Questo qui è un pennellino
top, mi piace. Poi io sapete che sono proprio un amante delle cose portatili, cioè da viaggio, le mini sizes, le cose piccoline, sono tutte cose che adoro perché io appunto sono una viaggiatrice, soprattutto per lavoro, lavoro a Milano ma praticamente vivo a Padova e lavoro anche a Padova, comunque top, top, top. Io l'avevo visto il set, eccolo qua infatti, è da questa parte qua, vedete? Veramente questo calendarietto qui mi sta piacendo tantissimo. Ok, un altro smaltino. Numero 3, Miss Plum Cake. Numero 8, lo troviamo qui. Guardate che belle, tra l'altro, le scatolette nel caso voleste regalare delle cose in singolo ad altre persone, nel caso voleste tenervele tutte. Che bella questa, super rich and super soft hand cream. Wow, sì, mi serviva. Che bello, questa qui è una crema mani, super carina, con una size perfetta da borsetta. Io amo le cose da borsetta, utilizzo tantissimo le creme mani e questa c'ha un odore pazzesco. Buonissima. Buonissima. 9 nel frattempo. Poi nulla. E poi mentre incarto le cose mi dico ma questa cosa potrebbe servirmi. E se un giorno mi sveglio devo fare un tutorial particolare, non ce l'ho più. Questi sono tutti i discorsi che faccio nella mia testa, poi alla fine mi tengo tutto. Ah, che brutta per Fame in a Bottle. Questi sono glitter liberi, guarda, perché gli altri glitter sono tutti quanti in cattività. Questi sono glitter liberi. Con il roll-on? No, sono proprio in un tubetto. Queste sono per le unghie, quindi sono solo per le unghie. Andiamo di 10. Ok, il 10 ce lo ritroviamo qui. Piuttosto leggero. Che ridere, ragazzi, pensavo non ci fosse niente. E invece ci sono i finger and bracelet tattoos. Che carini. Voglio farmene uno sulle dita. 11. Adoro il Tiffany coi pois. Che cos'è? Oddio, sono delle cartoline. Greetings card. Che carini. Per fare i regalini. Per fare i regalini che non farò perché terrò tutto. Quindi mi terrò anche i greetings card. Dove sarà il 12? Eccolo qua. Vediamo cosa c'è. Ma un mascara, ma arriva. Smoothie Gloss in Sweet Peach. Vediamo com'è. Ok, è così classico. Sa proprio da pesca, 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 raga. Altro per chi si stesse domandando che rossetto sto indossando, fa parte di questo kit magnificente di Mesauda, Bois de Rose. Questa è la nuance Bois de Rose. Sono questi kit sia con rossetto che con la matita. Siamo arrivati al 13, mi sembra. Questo è il 13. Cut out manicure and stencils. Tipo gli stencil alle mani. Cioè ci sono, se riesco ad aprirlo, per fare appunto i disegni alla vostra manicure. Cosa c'è nel 14? Un altro smaltino, ok? Credo che da quella parte lì ci siano tutti i smaltini. Questo è lo 01 Miss Spotlight. Molto bellino. È tipo una sorta di argento rosato, mi piace. 15, eccolo qua. Scusate, sono una persona molto curiosa, quindi sto aprendo tutto da brutto. Non so cosa sia. Brush sleeves, 5 per big, 5 per small. Allora, praticamente... Ah, ma che robe! Dunque, praticamente sono degli affarini, vedete? Delle retine per metterci dentro il pennello, che se prima è tutto spelacchiato, poi diventa in ordine. Che rimettono praticamente in ordine le setole. E quindi asciugarli con la retina potrebbe essere un'ottima idea. Vado di 16. Quanto belle sono queste scatoline! Quanto? Ok, qui c'è una matita, Kajal, pencil, white, scrive, insomma, scrive ma tipo se escoriate la retina a qualcuno, scusa Essence. Vedi che ci ha sorpreso? Penguin lipstick. Allora, questo cambia colore, da grigio diventa rosa. Ah sì, vedete?
da grigio poi diventa rosa trasparente. Non ho capito se è un lipstick o è un burro cacao. Comunque, this is it. Tutto il 17, eccolo. Smaltino rosso, ci voleva per Natale. Miss Santa, contate che avevo letto Miss Satana, non so perché. Miss Santa, lo 02. Che belle. Eccolo, lo volevo il mascara arrivato. Super Curl Volume Mascara Eye Opening. Questo è lo scovolino. Eccolo. Io amo il giallo. Nail sticker! Uno, eccolo. Che cos'è? Eternal Beauty Ultra Lash Instant Color. Ok, quindi deve essere un rossetto a lunga durata, giusto? Perfetto. Bel colore. Due coniglietti come disegno. 22. Quindi siamo addirittura d'arrivo, cari e care. 22, 23, 24, mancano due. Attenzione, che carina la pochettina, che carina. Happy thoughts inside. Io stavo guardando se c'erano degli happy thoughts, cioè se non c'era solo il pensiero dentro, ma c'era qualcos'altro. Il 22 l'abbiamo fatto, giusto? 23. Eccolo. Smaltino dorato Miss Universe. Andiamo al 24 e vediamo che cosa ci riserva Essence per la vigilia di Natale. Eccolo. Bellissima la scatoletta, quasi una delle più belle. Lo sapevo. Una palettina. Che carina. È una palettina di illuminanti, è la 10 Sun Kissed Glow e si chiama Glow to Go Highlighter Palette. Vediamo un po', tipo questo, questo. E nulla, calendario approvatissimo perché, cioè fatemi sapere anche voi se vi è piaciuto, perché credo che questa cosa delle scatolette che cadono dappertutto e che sono tutte in ordine, infatti le ho rimesse appunto in ordine, sia un'idea veramente fantastica che può divertire anche tantissimo eventuali bambini, figli, nipotini, eccetera, dipende che bambini avete in famiglia. O comunque bambini anche tipo come me, cioè 29enni che si credono ancora bambine. Cari e care, questo è quanto. Quindi, cari e cari, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video di Mary Chioba. Bye!